Buongiorno, grazie dell'attenzione. Parlerò dell'aiuto reciproco fra la rete encefalica e Internet. Non c'è dubbio che Internet l'abbia creata nel cervello umano e la rete di Internet sta ricambiando il favore, aiutando adesso il cervello umano. Questo signore è Wayne Rooney, un calciatore del Manchester United, che ha in comune con me una grande passione. Una passione per il calcio, però con una grossa differenza, che lui è divenuto uno dei più grandi calciatori in attività, forse addirittura superiore ai due fuoriclasse che giocano in Spagna, in quanto gioca di più per la squadra e fa molto bene anche la fase difensiva. È il calciatore che ha segnato più reti nella nazionale inglese di tutti i tempi. Io invece, pur essendo molto appassionato, ero un calciatore anche in gioventù decisamente mediocre, anzi, a voler essere più franchi, ero decisamente scarso. Eppure questo omino che rappresenta le nostre aree del movimento nella nostra corteccia cerebrale, a sinistra in due dimensioni e a destra in tre dimensioni, senza offese per Rooney, è lo stesso nel mio cervello e nel suo cervello. Ed è un omino che, come vedete, ha un'enorme lingua, un'enorme bocca, un'enorme mano, un enorme pollice, e ha una piccolissima area che rappresenta la gamba e il piede, perché i movimenti della gamba e del piede sono movimenti molto limitati, non hanno bisogno della destrezza della mano o della lingua o della mimica facciale. E quindi, avendo la stessa area cerebrale, come mai Rooney è così bravo e io sono così scarso? La spiegazione è nella rete, le connessioni che nell'encefalo umano si chiamano sinapsi. Ebbene, nel nostro cervello vi sono 1 milione di miliardi di sinapsi. Su Internet ce ne possono essere ancora di più. Ed ecco un'altra analogia fra queste due bellissime reti. Cervello umano, bisogna i pensatori, pensatela. Lo stimolo alla curiosità, alla conoscenza che diede Dante Alighieri, pensate anche al contributo che diede all'unità linguistica d'Italia, unità linguistica su cui poi si è costruita l'unità politica. E pensiamo a questo film profetico di soli 30 anni fa, del quale si sono realizzate negli anni successivi alcune cose, fra cui Internet. Ritorno al futuro. Umani e insetti, tutto quello che facciamo è deciso dal nostro DNA, dai nostri cromosomi, dai nostri geni. Un rilievo sorprendente che pochi sanno è che il 90% dei nostri geni ce lo hanno identico le mosche. Tant'è vero che alcuni genetisti provocatoriamente parlano di DNA spazzatura, se c'è meno del 10% di differenza fra l'uomo e la mosca, molto DNA è inutile. Non solo, ma come lavora il nostro cervello? Il nostro cervello lavora con le sue cellule, che sono pressappoco le stesse dalla nascita, salvo diminuire nel corso degli anni, e quindi le stesse cellule che ho io e che ho io e che ha Rooney. E poi lavora con le connessioni, con le sinapsi che si basano su minuscole correnti elettriche di pochi microvolt, poche decine di microvolt, e piccole molecole, l'acetilcolina, l'adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina,
E altra cosa singolare, queste molecole, queste correnti elettriche sono le stesse che ci sono negli animali, anche negli animali inferiori e persino in alcuni vegetali. E quindi c'è da dire che c'è qualcosa di straordinario nell'encefalo umano che da queste unità elementari così banali come piccolissime correnti e minuscole molecole riesce a creare pensieri, musica, poesia, emozioni, invenzioni, ha inventato internet, umorismo, i sapori, il gusto di cui parlava Maurizio prima. Nella nostra lingua e nella nostra bocca abbiamo 4 recettori soltanto, che sono i recettori per il salato, per il dolce, per l'amaro e per l'acido. A queste 4 sensazioni si aggiungono le sensazioni del tatto, quindi riconosciamo un cibo solido o liquido, e della temperatura. Dal mescolarsi e succedersi nel tempo di queste 4 sensazioni vengono fuori le migliaia di sapori dei vini, delle cioccolate, dei pesci, dei crostacei, dei dolci, che sono la elaborazione che segue il nostro cervello di quelle 4 sensazioni elementari. Abbiamo parlato di emozioni. Questo ragazzo è Andrea, il mio terzo figlio, sostenitore dell'Inter, purtroppo, che quando l'Inter vinse la Champions a Madrid piangeva commosso, non sapeva trattenere l'emozione. Pochi minuti dopo, invece che piangere, era tutto contento, col papà che invece di mandarlo via di casa per il suo tifo iborale, lo aveva accompagnato a Madrid. Ebbene, alcuni anni fa il nostro gruppo ha fatto una piccola scoperta, che l'esternazione dell'emozione, cioè la commozione, il pianto, può essere inibita dando una compressa delle pillole che vengono comunemente usate come antidepressivi, la stessa pillola di cui parla Woody Allen in quasi tutti i suoi film. Ebbene, prendendo una di queste compresse ogni giorno per 3, 4, 5 giorni, non si esterna l'emozione viene controllata. E questo è senz'altro un rilievo interessante, ma per certi versi anche un po' inquietante, perché dimostra la potenza di questi farmaci utilissimi nel curare alcune forme di depressione, ma indubbiamente potenti. Quando pensiamo che vi sono persone che prendono queste terapie per anni, e fra queste persone vi sono capi di Stato, politici, industriali, militari, dittatori, che agiscono sotto l'effetto di una sostanza che altera il loro assetto emozionale. Insomma, un pochino preoccupante come... E pensate che un soggetto non piange più dopo 4 giorni che prende una pillola. Pensiamo questi due signori, se avessero avuto internet, cos'altro avrebbero pensato e inventato? Purtroppo non lo avevano. Facilità di aggiornamento per scienziati, studiosi e medici. Faccio la distinzione perché gli studiosi e i medici siamo tanti e gli scienziati sono pochi. La miastenia era una malattia che alcune decadi fa portava a morte circa un terzo degli ammalati. Attualmente, grazie al progresso della medicina, grazie alla comunicazione di questo processo e anche grazie a internet, alla diffusione di questa comunicazione, è una malattia che consente una lunghezza di vita normale e una qualità di vita normale in oltre il 90% dei soggetti, quindi è un bellissimo risultato. Vi racconto una storia. Un dirigente d'azienda, non è qui presente,
esce di casa, da Roma, va alla stazione Termini e prende un treno. Scende in una città veneta, prende un taxi, si fa portare nella sede della sua azienda, arriva davanti al palazzo e nota che qualcosa è diverso dal solito. In questo momento si scuote e si ricorda che lui ha lavorato in quell'azienda fino a 8 anni prima. Da 8 anni è stato trasferito a Roma. Di tutto il viaggio lui non ricorda nulla, non ricorda se ha fatto il biglietto, non ricorda quando ha chiamato il taxi, non ricorda se ha fatto colazione. Se qualcuno se fosse stato con qualcuno che gli potesse raccontare quello che ha fatto in quelle ore, gli direbbe che ripeteva frequentemente le domande per due motivi: perché non ricordava di averle fatte e non ricordava le risposte che gli erano state date. Questa forma è dovuta a una disfunzione di un pezzettino di cervello che si chiama ippocampo e che è nella regione limbica e che, fra le tante altre cose, si occupa, assieme a tanti altri pezzetti di cervello, di apprendimento, di emozioni, di memoria, di motivazione. Le cause nell'encefalo di questa sindrome, che si chiama amnesia globale transitoria, possono essere le più varie, da una leggerissima ischemia a una crisi epilettica parziale di quelle piccole, a un'emicrania o anche semplicemente a una situazione di stress. Ed è quello che succedeva nei vecchi PC, quando mettevamo la lavapiatti, saltava la corrente, quello che stavamo scrivendo e che non avevamo salvato andava perduto. Tutto quello che aveva salvato prima rimaneva e dopo il PC riprendeva a funzionare normalmente. Adesso con i moderni PC questo problema non c'è più, quindi il PC è riuscito a correggere un potenziale guasto che il cervello ancora su se stesso non è riuscito a correggere. Passano gli anni, oramai mentre nel calcio i tempi supplementari sono sempre abbastanza rari, nella vita umana, grazie al progresso della medicina, i tempi supplementari sono molto frequenti e quindi o per malattia o per invecchiamento il cervello inizia a non salvare i ricordi, soprattutto i ricordi recenti, e questo si ripete tante volte per giorni, per mesi e per anni. Gli anziani, le parole che dicono più frequente è coso oppure come si chiama, perché non gli viene in mente il nome che devono dire. Ed è quello che capita al personaggio interpretato da Julianne Moore, per questa interpretazione Julianne Moore ha avuto l'Oscar, che mentre prepara un seminario dal titolo altamente correlato, perché un seminario dal titolo Dal neurone alla parola, si accorge che le mancano alcune parole ed è l'inizio di una demenza. Nel 1985 il nostro gruppo, assieme a un gruppo francese, descrisse una forma familiare di demenza relativamente giovanile e 7 anni dopo un gruppo statunitense, anzi internazionale, trovò il locus di questa demenza e poi trovò il gene e poi trovò la sostanza mancante
sul cromosoma 14. Molte delle demenze, alcune demenze sono familiari, soprattutto quelle giovanili, molte demenze sono anagrafiche, quando nella popolazione di oltre 90 anni il 60-70% delle persone ha una demenza e anche il restante 30-40% non è sveglio e brillante come era da giovane, dobbiamo chiederci qual è la vera malattia, la demenza o la vecchiaia? Nonostante il cervello invecchi molto più tardi di altri organi, no? Perché nessuno dice che gli occhi si sono ammalati quando a 50 anni abbiamo dovuto mettere gli occhiali da lettura, e quando a una certa età i capelli sono diventati bianchi o si sono persi, quando sono comparse le righe, le rughe o le borse sotto gli occhi. Però, anche se più tardi di altri organi, anche il cervello invecchia e si inizia a parlare inizialmente con eufemismi, poi in modo sempre più diretto, magari evitando che questa parola la senta il paziente, di declino cognitivo, di decadimento mentale e poi di demenza, di Alzheimer, che è una parola che in questo periodo circola molto. E non ci sono solo i disturbi cognitivi, gli anziani hanno anche difficoltà motorie, difficoltà dell'equilibrio, quante fratture di femore, sordità, disturbi della vista, a cui si aggiungono anche dei fattori sociali, la mancanza di affetti spesso, la solitudine, la noia. Questa è una vecchia 500. Beh, un ragazzo di 20 anni per entrare e uscire dai sedili posteriori impiega mezzo secondo. Una persona di 50 anni ci impiega 2-3 secondi. Se una persona di 80 anni viene richiesta di sedersi sui sedili posteriori, dice no, guardi, preferisco aspettare un passaggio su un'altra macchina. Se proprio è costretto, per uscire ci impiega 10-12 secondi. Questo è dovuto a molti fattori, all'artrosi, alla mancanza di allenamento muscolare, ma soprattutto alla riduzione di un'attività, di uno di quei mediatori di cui parlavamo prima, che è la dopamina. Dopamina che è la sostanza, il sistema che funziona di meno nella malattia di Parkinson. Quindi, tirando un pochino il discorso, potremmo dire che tutti i grandi anziani hanno un frammento di malattia di Parkinson. Ammalati, disabili, terza e quarta età, e io ci aggiungerei un'altra categoria svantaggiata, quella dei poveri. Sono persone questa categoria sono persone che hanno difficoltà motorie, disturbi dell'equilibrio, sordità, solitudine, noia. Su internet alcuni di questi problemi non ci sono. E per altri vi sono rimedi e compensi. Pensiamo come funziona per i poveri che non possono viaggiare, poter vedere le bellezze artistiche, le bellezze naturali. E per i vecchietti che erano abituati a vedere i quiz in televisione con la copertina sulle ginocchia, poter andare su internet, interagire sui social, contattare amici, farsi nuovi amici. Io trovo che per questa categoria di personaggi svantaggiati internet sia stata una risorsa fantastica, senz'altro più efficace in alcuni campi dei farmaci che noi diamo per trattare le depressioni. Senza contare che ci sono meno rischi, camminando su internet non si è investiti, non si trovano barriere architettoniche, non si casca nelle buche sui marciapiedi, non si frattura il femore, non ci sono scippi o borseggi, non piove, non fa freddo e in estate non c'è il caldo soffocante.
E poi c'è l'attenuazione del lutto. È la terza volta che viene proiettata l'immagine del maestro Pavarotti in questa mattinata, vuol dire che molti di noi ci siamo molto, molto legati. Io ho preparato queste slide ascoltando da YouTube lo strumento musicale della voce del maestro Pavarotti, che per quel che mi riguarda è come se fosse ancora con noi. Unico limite, internet non deve essere totalizzante, anche i rapporti reali sono necessari, non bisogna diventare dipendenti da internet, ma bisogna continuare a coltivare i rapporti reali. Alcune delle cose che ho detto non sono inedite, ma le ho scritte in questi due libriccini che ho pubblicato recentemente. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ringraziamo Sisko ed io, e ho approfittato del caso per fare questo gioco di parole.